Luigi Riccio, 58 anni, marito della collega Etta Barbarotto, nostra corrispondente da Sanremo, è mancato nell'ospedale della Città dei Fiori a seguito di una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Luigi Riccio, sovrintendente capo della Polizia Penitenziaria presso il carcere di Sanremo, era andato in pensione nel marzo del 2011. Nel dicembre 2013 era stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica per gli alti meriti conseguiti durante la sua attività di servizio. Ben voluto e apprezzato da colleghi e superiori, furono in molti in quella occasione a volergli essere a fianco per la cerimonia di consegna dell'onorificenza in Prefettura d'Imperia. Del resto chi lo ha conosciuto non poteva che volergli bene per la persona speciale che era, un uomo schivo ma di grande cuore, sempre disponibile e dedito alla famiglia in modo straordinario. Luigi lascia la moglie Etta e i due figli Andrea e Martina. I suoi funerali saranno celebrati domani alle 14:30 nella chiesa di Baragallo. A Etta, Andrea e Martina vanno le condoglianze della direzione, della redazione e di tutto lo staff di Imperia TV, che ha avuto la fortuna di conoscere e apprezzare le grandi doti umane di Luigi. Ciao Luigi, ci mancherai tantissimo, ma resterai sempre nei nostri cuori.